attualmente quello abbiamo, e in qualche modo ci dobbiamo sostenere energeticamente, non è che possiamo andare avanti le industrie e le case a bronze. Ecco qua. Sì, aiuta a scoprire la fusione. Ma l'hanno già scoperta che devo renderla efficiente. Perché è così corto il Reddit? Ma come corto, scusami? L'abbiamo fatto letteralmente per 3 ore. Come corto? Cosa ne pensi dell'invio di armi? Un discorso molto complesso. Un discorso molto complesso, molto difficile da riassumere in live. Credo che l'Europa stia facendo bene a supportare l'Ucraina nella difesa del suo territorio, però non credo si stia impegnando veramente per risolvere il problema dal punto di vista diplomatico. Opinione mia. Andrea, lo sai che di fondo pagano mazzette per aprire all'estero e lasciare che paghiamo per l'energia. Siamo il paese più corruttibile d'Europa. Anche quello è vero, anche quello c'è un fondo di verità e anche quello sarebbe un grosso problema da risolvere. Infatti secondo me, se io diventassi presidente del consiglio, qualcuno che attenta alla mia vita prima o poi ci verrebbe fuori. Guarda. Non lo escluderei del tutto, Ma con Trump non sarebbe mai iniziata. Questo è quello che dice Trump. Bisogna poi vedere se è vero o no, perché sai, questo lo dice lui. Perché si vuole far rieleggere. Bisogna poi vedere se è vero o no. Perché a parlare sono buoni tutti. A parlare sono buoni tutti, bisogna vedere se a fatti è vero oppure no. Vabbè che oh, se l'anno prossimo, se le prossime elezioni devono scegliere tra Biden e Trump, empatizzo con gli americani se le prossime elezioni devono scegliere tra Trump e Biden. Minchia. Due elementi alla crema 200. Proprio. Next floor up. Spero dirò anch'io perché... Ma sì, meglio Biden, cioè, è la classica corsa al meno peggio, però in teoria sai com'è, le elezioni in teoria non dovrebbero essere la corsa al meno peggio, le elezioni dovrebbero essere la corsa al preferito, al migliore, non al meno peggio. Porco Dio, maiale! La Cina sta circondando Taiwan. Sperate di no, ragazzi. Io ve lo dico, sperate di no. Sperate che la Cina non attacca Taiwan, ragazzi, se no scoppia la terza guerra mondiale, ve lo dico. Io ve lo dico. La spiegazione per dare un senso al fatto che aprano a 2 metri di distanza le centrali nucleari. Non siamo nati ieri. Paghi, io in tasco e poi lascio che paghino gli altri. Anche. Altro che retorica. Ci sto dentro. Non posso dire di cosa mi occupo, ma capiamoci a... Sì, ma infatti, ma non ho mica detto infatti che non è vero. Non ho mica detto. Ma perché scoppia? Perché se la Cina attacca Taiwan, noi siamo obbligati a dichiarare guerra alla Cina dopo. Cosa ne penso dell'attentato? L'ho visto l'attentato, hanno abbattuto dei droni al Cremlino, sai? C'è chi dice che sia una scusa inventata dai russi per arrivare a un'escalation. C'è chi dice che sono stati gli ucraini. C'è chi dice che è stato un attentato interno. Difficile ancora stabilire esattamente cosa sia successo. Alcuni dicono è impossibile che con tutti i controlli quei droni siano arrivati fino a lì. Altri dicono invece è possibile bla bla. Altri dicono che è stato un attentato interno. Non si sa ancora, stanno ancora facendo le indagini e io non voglio fare il complottista, quindi per ora aspettiamo. Perché se la Cina invade Taiwan, la Cina mette le mani sulla principale produttore di semiconduttori del mondo. Taiwan produce circa il 50% dei semiconduttori del mondo. E se la Cina ci mette le mani sopra, viene fuori che la Cina, un paese che è una dittatura comunista, ha il pieno controllo dei semiconduttori mondiali. E i semiconduttori mondiali servono per le tecnologie moderne. E senza tecnologie moderne l'Occidente crolla. Quindi se la Cina controlla Taiwan, scoppia la terza guerra mondiale.
perché non possiamo lasciarla in mano a Taiwan, la Cina. Perché la Taiwan è uno stato indipendente, vuole essere indipendente ed ha ottimi rapporti con l'America e con l'Europa. È come l'amico che ti dà da mangiare che viene attaccato dall'amico grosso. Sei obbligato a difenderlo. E barate bene, sto parlando del governo cinese, non sto parlando dei cinesi, perché la gente spesso fa questo errore. Non sto parlando del popolo cinese, che poveretto, anche loro stanno sotto a un governo comunista, sono le vittime, parlo del governo cinese. Devo spegnere l'acqua però. Infatti, non ho, Russia stessa cosa. Io non parlo mai del Russia, io parlo del governo, che è molto diverso. Si possono ribellare, una ribellione non scatta mai così. Le ribellioni non scattano così. Le ribellioni non scattano se non succede qualcosa, ragazzi, non succede così. Non succede in questo modo. Se il governo controlla il popolo con i mass media e con i social, il popolo non si ribella così a caso. Se la Cina invade Taiwan, ragazzi, le live le facciamo, però le facciamo in guerra. Ma io devo spegnere qua, però come faccio? No, ma ci deve essere una ribellione di uno stato, avviene per tantissime cause, non così a caso. Come lo spiego il fuoco? Non si passa di là, mi sa che allora devo prendere l'ascensore. Vabbè, infatti, in Corea del Nord la ribellione non esiste. Poi se vuoi puoi fare i discorsi deliranti di Biden, che dice che per liberare la Corea del Nord bisognerebbe nuclearizzarla. Ma va bene. Cercando di capire dove merda devo andare. No, la leva militare non diventa obbligatoria fino a quando non c'è una vera e propria crisi, ma... Pure ragazzi, io penso di uscire. Ah, aspetta! Vediamo se colpendo lì... Allora, vedi. Usavano esportare democrazia. Infatti non ho mai detto che l'USA. Infatti non ho mai detto che gli americani sono degli stinco di santi. Infatti, però in questo caso la reazione è obbligatoria. Anche perché il governo cinese si sta già espandendo, specialmente in Africa, comprando un sacco di terreni, di zone piene di risorse. Si stanno già espandendo per preservare, diciamo, il futuro. E l'Occidente risponde nella maniera in cui ha sempre risposto l'Occidente. Biden ha avviato il progetto Willow per star dietro la crisi economica. In quanti appoggerebbero la Cina? Dipende. L'India potrebbe cagarsi in mano di avere la guerra così vicino. Però potrebbe guadagnarci a stare con la Cina. Dipende. La Corea del Nord starebbe con la Cina. La Russia... Forse. Dipende. Dipende anche da chi diventa... Da chi è che governa la Russia in quel momento. Sta di fatto che sarebbe un attacco a uno stato sovrano, quindi... No, il Giappone, ragazzi, è alleato con l'Occidente. Il Giappone non fa parte della NATO, però è il Giappone, Austria. Il Giappone, Australia, sono tutti alleati dell'Occidente. Sono sempre stati alleati dell'Occidente. Corea del Sud.
No, non è che dopo le bombe si caga in mano. È che il Giappone è una vita, ragazzi, che è alleato con la NATO. Cioè, è una vita e mezzo che il Giappone è alleato con la NATO. I tempi della guerra, della seconda guerra, ormai sono passati. No, beh, ma no, beh, ma bello come ignori sempre il Sud America. Ma no, ma no, ma no. Che c'entra? Cioè, non è per quello che mi hai chiesto del Giappone. Non so il Sud America cosa farebbe. Non è detto che il Sud America si lascerebbe coinvolgere. Ma Taiwan non è uno stato sovrano. Piano, piano, piano. Taiwan è indipendente da 60 anni oramai. E a Taiwan più o meno lì hanno la democrazia. E non ci tengono ad andare sotto un governo comunista. Poi già i giapponesi sono inacciditi con la Corea del Nord, che gli sparano dei missili sopra la testa. No, non ho idea di cosa farebbero i paesi del Sud America, ma non credo neanche entrerebbero nel discorso, perché non credo sia una cosa che li riguarda in prima persona. No? Non credo, cioè... Per quello non li prendo in mezzo. Perché... Ma l'Africa, cosa c'entra l'Africa, scusami? L'Africa che c'entra? E l'India? L'India non è mica detto che stia dalla parte della Cina, eh. Stai ipotizzando, ma non è mica detto, eh. L'India ha ottimi rapporti con l'America, eh. Well, it's a way up, if I can cut the power. Come mosca. No, scusa, devo staccare, non attaccare. E l'esoto. Aia, però io sono stronzo. Ma speriamo che l'Africa si sviluppi, speriamo. Lo auguro. E sembra che potrebbe scoppiare una terza guerra mondiale da un momento all'altro, sì. Sì, esattamente quello che sto dicendo. Mi auguro che non succeda, ma è esattamente quello che sto dicendo. Non credo che scoppi, non penso che scoppi, sinceramente, non credo almeno. Però non è che lo escludo a priori. Attenzione, cambia la tromba, cadete accanto alla porta, ma le camere sono non sono secondi, quindi non fa. Ok. Oh, però cos'è sta roba? Ah, ripostiglio. Sai, perché l'Africa è arretrata? Dipende. Cioè, è difficile fare un'analisi in due secondi dei motivi per cui l'Africa è arretrata. I motivi potrebbero essere tanti. In parte il colonialismo europeo, sicuramente. In parte dovuto al fatto che non è... non vivono in terreni, in zone estremamente fertili per l'agricoltura. Poi non è vero che l'Africa è arretrata, alcune zone dell'Africa sono arretrate, non tutte. Cioè il Nord Africa, Marocco, Egitto, Algeria, non è che sono proprio arretrate, cioè non sono come si dice, la NATO, però dipende, alcuni paesi, corruzione interna, ci sono tanti motivi, problemi con dittatori, persone che svendono il paese, altre potenze, sono tanti motivi, non, difficile, cioè l'analisi del perché l'Africa è arretrata non è facile da fare. Ripariamolo. Sì, Sudafrica che è molto avanzato, infatti, dico, dipende, non è che tutta l'Africa è arretrata. Ma io posso creare qualcosa, scusami. Perché non posso? Ho trovato i progetti, perché non posso fare niente? Io non posso, è questo che non capisco. Scusa, ho trovato i progetti. Vabbè. Lo capirò perché non posso. Pull a lever, see what it does. My favorite game.
Beh, ragazzi, la discussione politica ci stanno. Le discussioni politiche esistono, ci stanno. I've come too far. Can't leave now. Infatti io non volevo uscire, io volevo... Cos'è un MP? Un impulso elettromagnetico. Un forte impulso elettromagnetico, spesso e volentieri associato alle esplosioni nucleari, il quale finisce per disattivare gli impianti elettrici e distruggere le radio, il cellulare e quant'altro. È per quello che a seguito di un'esplosione nucleare spesso e volentieri non funzionano i sistemi elettrici, il cellulare non prende e quant'altro. Poi dipende, si può fare anche senza esplosione nucleare. Però è illegale creare dispositivi EMP in Italia. Non lo puoi fare, se lo fai mi sa che ti arrestano. Shakalaka. Oh, what I'd do for a chance to strap on my skates and hit the track once more. Oppa. No, non posso guardare film di Star Wars nella maratona, papino. C'è il copyright, non posso mica fare una roba del genere. This must have been the quake, right? È esploso. Sì, sono militari, c'è tipo la granata. Noi dobbiamo ancora fare a botte col sergente Hartman, tra l'altro. Hai visto Scrub? Più di una volta. Smashable. Mi piace un sacco Scrub. Mi piace più Dottor House, però mi piace più anche Scrub, è bellissimo. Ipotizzando che accada veramente, usate armi di distruzione come... No, non penso che nessuno in una potenziale... A parte che se scopre la Terza Guerra Mondiale non scoppierebbe proprio... Dubito che si metterebbero a mandare veramente tipo le truppe, perché l'atomica, come ho già detto, ha posto fine alle guerre. L'arma atomica ha posto fine a tutte le guerre. Non si può più fare la guerra come una volta con l'arma atomica. Però l'invio di truppe, soldati, bla bla, quello sì, sarebbe una sorta di guerra, come equivalente. Guerra in Smart War. Devo uscire, perché sennò non so come merda arrivare. Cioè. Spacca le assi blu. Ah, dici? Ah, hai ragione. Grazie. Signorina, che violenza, sia si calma. Keep your crazy flowing, Major. Come as fast as I can. Nonna signorina, lei è assistato, gigante. Questa guerra insulti tra certo. T'ho sentito. Faccia di merda, lo so che sei lì dentro. Ah, ma come fa a venire mia? Locked. Must be a way out of here. Quando si avvicina. Dai. Dai, non mi dai, vieni, dai. Forse è scriptato per non arrivare. Come faccio? È timido, è un po' sì. Un po' mi spiace che sia timido, perché se si avvicinasse lo ammazzavo dentro la porta. Volevo vedere se tipo potevo buggare il gioco, che mi risultava come fossi dentro, magari. Just like the movies. I've always wanted to do this. Ma che cazzo è? Just a little beat down, right? She's
Ma Cristo, però. Sì, vabbè, ma Dio smeraldo, però. Dio smerdato, eh. Ropic. Chi vincerebbe la terza guerra? Probabilmente noi, però... a costo di miliardi di vite. No, miliardi, vai, dai, non esageriamo. A meno che non scoppi una... se scoppi una guerra atomica, nessuno. Se scoppi una guerra atomica, non vince nessuno. Moriamo tutti, finito. Se non scoppi una guerra atomica, la vinciamo noi, però... dopo il mondo sarebbe devastato. E non la vinceremmo neanche facilmente. Almeno io dico noi, perché non è una regola che la vinceremmo noi, Io dico che la vincerebbero gli alleati, però opinione personale. Se usano le atomiche non vince nessuno, moriamo tutti, sterminio di massa, finito. Sì, ma con quarti morti è appunto esattamente quello che dicevo. Oh ragazzi, i nostri genitori, i nostri nonni sono vissuti in guerra fredda. Questa è l'esplosione. Noi viviamo in guerra fredda. Da quando tutti i paesi del mondo non diventano delle democrazie. Scusa, guerra atomica quanti morti causerebbe tra tutta la popolazione? Guerra atomica tra chi? King, grazie per i 15, Valentino, grazie per i sub. Tra chi? Perché hanno fatto un'analisi, hanno stimato che in caso di conflitto nucleare, nella prima ora più o meno, solo nella prima ora di attacco nucleare, morirebbero 90-100 milioni di persone. Solo nella prima ora. Nei giorni successivi probabilmente la quota si comincerebbe a girarsi intorno al mezzo miliardo. 307. Here I go. Ah, guerra atomica in America? Tutti. Tutti quanti. L'intera popolazione americana, l'intera popolazione cinese. Il problema, ragazzi, è che se scoppia una guerra atomica tra l'America e la Cina, moriamo tutti, ragazzi. Tutto il mondo muore. Perché il danno provocato alla Terra e le radiazioni si diffonderebbero nel mondo, distruggendolo completamente. Moriremmo tutti, ragazzi. Magari non subito, magari non istantaneamente per l'esplosione o per le radiazioni, ma il danno che subirebbe la Terra in caso di conflitto atomico sarebbe talmente elevato che il clima verrebbe devastato e moriremmo tutti. Erika, grazie per i tre, Valentina, grazie per i sub. Ma anche tra Russia e America, la Russia ha più armi atomiche della Cina, ragazzi. La Russia è... mi sa che ha più bombe atomiche di quante ne ha la Cina. Oh, siamo sopravvissuti fino adesso, ragazzi. Siamo sopravvissuti a 40 anni di guerra fredda. Sopravviveremo anche a questa cosa qui, dai. Nessuno vuole la guerra, cioè. Oh, Jesus! In teoria nessuno Christ. Vuole la guerra. You may have had that one coming, to be honest. Lei mi sa che la tizia don't che mi parlava you got a key to the ballroom, on you. Lei mi sa che era la tizia che ci parlava alla radio, quindi non dobbiamo affrontare il maggiore Booker è Moore. No, le ultime parole famose, nessuno vuole la guerra. Però, cioè. Il problema sarebbe tutto, non solo il fallout nucleare. Io nel Vault. Anche perché, ripeto, ragazzi, con le armi atomiche la guerra ha perso di significato, non ha più senso una guerra ora. Volevo prendere lo scopettone del cesso.
Però Berlusconi in compenso si è comprato un bunker antiatomico. Non è che... nel senso... non è che mi rassicuri molto sta cosa. Ah, you do. Why, I'll be taking that, thank you. Non ti vedo all'ansia a parlarne, perché io non soffro di ansia. E non penso scoppi una guerra mondiale. Tutto qua. Semplicemente non penso scoppi una guerra mondiale. Music. Sam, grazie per i tre, Balatino, grazie per i sub. Cable's been ripped in two. Rather you than me, fella. I have done science to it. Scusatemi. Sì, sì, ma tra Russia e America. Radio, I'm coming for you. Ne abbiamo di armi. È stata dura, ma ci siamo arrivati finalmente alla radio. Ah, ma il medic è quello che mi faccio l'iniezione. Non sembrava un medic. Breaker, Breaker, can anyone hear me? I hear you. I'm Dr. Reed. Did you hear my message? Where are you? At the evac center for Bel Air. I'm Danny, and I'm trying to reach whoever's in charge. Well, you sort of have. I'm part of the CDC team in LA. I was anyway. Are you, do you think you might be infected? Yeah, I got bitten like, and I thought that was me joining the ranks of the dearly departed for certain. But then I got better. You got bit. Oh my god. I seem to be immune. Sure, and that must be worth something to you. Oh, it's worth something, all right. We've been looking for you. Well, someone like you for our vaccine program. Doctor, I'll need to be putting you on hold for just a moment. Hey, wait! I need you! You have to get here! Hello? Hello? Oh, you okay? God's you have name. To get here! Oh, shit! Shit! Shame about that cake now. Look grand. E che cazzo è la moglie di Brian Sean? Che cazzo è quella? E che cazzo? Che cazzo? Che cazzo? La moglie del gigante colossale? Che cazzo è? No, ma sì, ma che cicciona? Questa è un ammasso di muscoli. Quale cicciona? Che cicciona, è un armadio, guardala! Che cicciona, questa è una bodybuilder, per Dio! È la moglie di Vince McMahon, che cazzo è la moglie di Brock Lesnar? Oddio Cristo! No. Ok, qui cazzo salta, spara. Ragazzi, non le sto togliendo niente. Aspetta, devo cambiare arma, signorina. Oddio. No, arrivano altri zombie. Vediamo se si riesce a buggare. Vediamo se si riesce a buggare. Yeah.
sta riuscendo a buggare. No, l'ha programmato bene, mi sa. Cioè, l'hanno programmato decentemente. Merda, questa... Male che mena anche gli altri zombie. Vabbè, però mi menate tutti. Sono contento che meni anche gli altri zombie. Flattered you saved your life. Doc, you hear me? You there? Oddio. Abilità. L'abbiamo sbloccato. Ok, cos'è? Schianto al suolo. Premi LB e RB per sparare un colpo di vetro a terra che prosciuga. Figo. Molto figo. Ciao Andre. Perdona l'auto di Topic. Domani ho l'esame di fisica 1. Mi daresti la benedizione? Se funziona, ripeterò il rituale per ogni esame fino alla laurea. I'll be in touch, ok? Okay. It's vital you stay alive. Oh, well, in that case, I'll change my afternoon plans. Thanks. Ecco perché c'erano 84 medikit. Right then, back to Emma's, serve up some flattery and rally the troops. Prendiamo tutti i medikit possibili, immaginabili, che ne ho usati tipo 3. Jesus! They chloroformed them, then dumped them in the pool while they were still alive. Fuck you, Major Booker. Dammi tutti i medici possibili, immaginabili. Devi mirare alle gambe. E ho capito, ti chiedo scusa, ma quando mi sono trovato davanti Ronnie Coleman vestito da signorina, ho avuto un attimo di panico cerebrale, perché... Poi adesso ho il cazzotto stanghete. Dove devo andare, scusa? Ho lo sdanghede dinghede danghede. Uomo vuole pappa! Emma's the key. Get her on board and the rest will follow. Uomo vuole pappa! Pappa! Dov'è la pappa? L'ho ucciso con dei CD-ROM, scusami. Pappa! Questo è insieme al Dropkick che è diventato il mio nuovo gioco preferito. Non suma la stamina, però è divertente. È molto divertente fare... Pappa! Gioca come Grezzo 2. No, beh, figo alla fine. The Dylan è abbastanza figo. È un gioco molto bello da guardare. Ah, l'intento di portare i giochi in live e poi quello, perché... Tra l'altro, forse tra qualche giorno facciamo un'altra live gaming con... Pappa! Pappa, dio bestia! Facciamo un altro gioco in live, in live con Cop TV. Tipo una tipo Phasmophobia, tipo. Ci siamo sentiti e stiamo organizzando di fare una live insieme a un gioco tipo Phasmophobia. Tutto per far felici le papere. Tutto. Con Cop TV. Un altro Strehammer. Andrea vuole pappa.
Mamma! Sono andato in bagno dopo che hai lavato, ho sporcato per terra, scusami! Dio cane! T'ho detto che non devi andare in bagno! Porca madonna! Dove dobbiamo... Ehi là! Cellulare. Tratto da una storia vera, esattamente. Si vendono più questo gioco o Dying Light 2? Boh, questo è molto figo. Porca madonna! Sai che ti ho sognato in un pub, te Bill Gates, barba scura, che ci facevate una birra? Magari, magari. Una live, sì, una live, una birrozza con il buon Bill me la farei volentieri. Ha mai assunto cannabis? No? Adesso te lo dirò ogni volta che tiro la luce per terra. Porca madonna! Basta menare le macchine. Ti viene proprio il sadismo con sto mosso. Porca madonna! Andrea, se fosse lì, incredibile. Dove cazzo devo andare? Ma non mi servono le armi, ho Pappa e John Cena. Non mi servono le armi. Dai, hai esige nutrimento. Come quando vado da Naomi, nutrimi femmina. Maschio vuole nutrimento. Oh Cristo, qua c'è un bel po' di pappa da fare. Quello è grosso. Quello è molto grosso. Quello è veramente tanto grosso. Non so se con lui la pappa funziona. Questo è solo grosso, fortunatamente. Dobbiamo fare un po' di pappa perché quello è grosso. Però con calma, pian pianino. L'importante è che non ci attacchino da dietro. Sì, sto giocando col pad. Signore, signore, ha un attimo per parlare di nostro signore. Oh Cristo! Venga, venga, venga. Mi dimentico che ristauna. Buono, è buono che ristauni. Ma il danno è veramente esiguo. Questo lo facciamo con intelligenza. Questo lo cerchiamo di fare strategicamente. Usiamo la strategia per fare questo.
È Nemesis, è uno zombie palestrante. Si è teletrasportato però. Ronnie Coleman. Che cazzo, Raiden sta diventando. Sono fatto malissimo pure io. Lui non mi fa niente, pappa. Lui è una pappa. Però vedi, pian pianino, sono stato bravo. Senza prese. Bene. Con calma, pazienza. Tiragli un calcio, dubito che con le mie gambine. No, prego, state, non volevo disturbare. Dubito che con le mie gambine io possa nuocere a quell'armadio assaiante. Però volevo farlo secco così, insomma. Più palestrato, più sei forte da zombie, esattamente, questo è il segreto. Chiave equipaggiamenti militari. Non lo so. L'ho presa? Non ho idea di dove sia. Che dropkick dall'alto. Ho preso una chiave equipaggiamento militare? E qual è? E quali sono però? Li voglio? Li voglio, scusami. Li voglio, ma quali sono? Ah no, ho capito che l'ho presa, ma quali sono? Ah, questo? Sarà qua. Sarà qualcosa di questo tipo qua. Mi hai morso un palo. Pappa, Dio bestia. Equipaggiamenti militari, li voglio, scusate, tutto bene, ma sono cazzo. Artiglio massacrante. Vladislav? Che stracazzo è? Wolverine si è diventati. Cazzo, Wolverine! Immagino sia questo. Vamo là, adesso qui usiamo. Non so se ho usato la chiave, non ho idea. Qualcuno di voi ha visto se ho usato una chiave o qualcosa di simile? Perché li voglio, cioè, nel senso, spero che fosse quella la chiave da usare. Ah no, sì, quella lì mi pare fosse quella la chiave che dovevamo usare. No, non l'hai usata. Come fai a vederla, scusami? Come fai a vederla? Ho capito, ma cerchiamo un attimo qui in giro al volo, giusto per non stare a perdere troppo tempo, però insomma. Dio cane. Porca madonna. Che sbudelloschi. Non vedo. Il problema è che non vedo. Adesso il punto giallo del camioncino con la cassa. La cassa era nel container di prima. Fermi. Quale container? Calma, lo voglio. Quale container? Quale container? Calmi. Questo no, perché lo sono già entrato. Qual è il container che dite voi?
Vai verso il puntino giallo e il camioncino con la cassa di quella chiave. Forse quel container laggiù. Perché vorrei anche qualche arma da fuoco, voglio dire, finalmente sarebbe anche l'ora di godersi qualche arma da fuoco, eh. In fondo a questa via. Ah, ma perfetto! Ah, questo qua! Ah, vedi, allora era avanti, non indietro. Bravo. Oddio, maiale però, signora! Va bene che sono affascinante e le donne mi saltano addosso così anche nella vita reale, però Cristo. Su quel camioncino. Ah! Aperol! 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 Ti buco bastardo, ti buco! Mica la mafia, ti buco! Buono, buono, buono! Ti buco bastardo, ti buco! Venga! Thank you! Speravo in un'arma che facesse boom boom, ma a quanto pare le armi che fanno boom boom ancora non sono disponibili. Signora, capito? Cogliere l'occasione al volo. La signora era bella ingriffata, la signora voleva un po' di cazzo, allora era un po' che nessuno glielo dava. Back to Miss John's palace to collect the queen and her loyal subjects. Or dunque, torniamo là, credo che stiamo, oddio, spero di star facendo, torna a casa di Emma con le novità, ah, a posto. Whoa, now that seems like my kind of party. Fa piacere che lei la prenda sempre a ridere, il fatto che c'è appena esploso la casa dove noi eravamo. Oh, questo è un party. Anche a me piacciono le cose che esplodono, però solitamente mi piacciono di più quando non esplodono nella mia base. Sarà meglio che mi dia le cose che fanno boom boom tra un po', anche perché... Ah, però! Vabbè, e stanno divertendo, eh! Hai capito? Mi si divertono sti stronzi in mia assenza, hai capito? Fa piacere, insomma, eh! Buco bastardo, ti buco il cazzo. Esci il cazzo zombie che te lo taglio. Ma perché apri la porta? Voilà, perfetto. Apro la porta, sfondo i vetri, entro dall'altra parte. Ma vaffanculo, questi ostacoli. Cominciamo a tagliare un po' di capoccia. Andrei, non ho capito. Sono sveglio io, non vedo perché gli altri devono dormire. Giustissimo. Totally aggressive. Totally aggressive. Mica fa malissimo sto coltello, peraltro. Fa un male del dio bestia. Tanto per smadonnare un po' allegramente. C'è una barriera elettrica, buono che comunque l'energia non sia saltata. Tanto sento versi. Scusi. È una merda. Apri. Porca madonna. Cazzo, mancava pure l'aldeare. The Page mancava. È arrivato The Page a rompermi i coglioni.
punge uno sciame di vespe, non c'è problema, mangio una barretta di Kit Kat, risolvo tutto. Pronto? Aprite? Sono qui, qualcuno apra però. Come si entra in sto posto di merda? Come cazzo entro, scusa? No, non penso sia un problema, patatino, per i dolori intercostali, a meno che non vengano veramente frequentemente, non dovrebbe essere un grosso problema. Ah, ok, siamo tornati alla base. Pack your bags. It's time for us to get out of LA. Che c'è? Non lo vedo convinto. Why you keep asking me about Emma? Hey, I'm just trying to help here. I'm a guy who can get things for people. Things you can't just find in the store. Ma nessuno mi caga, scusate. That right. Well, once I see what se we're missing, could be, I'll be giving you a list. Sure, I'll help you. Just make sure Emma knows who's providing in her hour of need. Nessuno mi ha cagato di striscio, tra l'altro. Io arrivo, dove fare le valigie? Perché continui a chiedermi? Nessuno mi ha cacato proprio di un pezzo. Adesso Emma arriva ed è trasformata. 3, 2, 1 e magari dice in faccia mi viene un infarto. Ah, cheer up. I've made contact. Are they coming to rescue us? No, we need to go to them, like. There's a doctor in Santa Monica. We? What's this we? Looks like my blood's good for more than absorbing alcohol. Might even save our whole species. Really? Now don't be jealous. This doctor needs me to make a vaccine. You're my plus one. Well, sounds like you're the star of the show now. Break a leg? I could make it alone, no bother. But with Sam and everyone else here, it would be a lot safer. We'd all make it out together. There's no way you'll get Sam to go. He's made that very clear. Sure, look, I can't. But you could. Bat your eyelashes at him and pack your bags, come on. I'm not a total egomaniac. I don't know why you think Sam would risk everything for me. It's a mystery, but he's obviously arse over tit for you. Dai, fai un attimo lì, li salti un attimo sulla minchia. Then, would it be tasty to see him come crawling after you now? This is too big. I'm not doing anything till I talk to Michael. I'm surprised he hasn't stuck his nose in already. Then looks like I'm off to find him. You just think about Sam on his knees. Sì. The glass is bullet. Che abilità abbiamo? Che cos'è? Ammazza zombie. Placa la tua ira, uccidi zombie in rapida successione per recuperare resistenza. Questo se è utile per fare pappa all'infinito. Con questo facciamo pappa tutto il giorno. Robert insisted. Turns out the idiot did something useful for once. Calcio volante, no, zio, troppe cose mi stai dando. Prima di andare, un calcio con salto potente. Ah, ragazzi, lo voglio provare. Questo lo proviamo, lo vediamo se è meglio del dropkick. Non posso farlo. Dopo proviamo se è meglio del dropkick, se no lo ricordiamo. Is this what you wanted, Robert? One final fuck you. As if being married to you wasn't punishment enough. Quello sbloccato, scusami. Oddio, quante. Tempesta, leggero aumento dei danni. Contrattacco con zombie per recuperare salute extra, anche più del solito. Probabilmente tengo questa. Tra poco andiamo a farci il super nutrimento. Non ho capito cosa devo fare. Convinci Michael ad aiutarmi. Dov'è Michael? Where are you hiding, Mikey? Modifica incenerente da mischia. What? Ricicla potenziamenti. Modifica folgorante. Potenziamenti. Massacro. Aumenta danni d'artiglio alla durata. Non mi dispiace. Ah, non posso. Ah no, perché l'ho già fatto. Ok. Questo invece... questo... Protezione e durabilità. Così quest'arma conferisce un moderato aumento della robustezza.
Non è male. Non è male. Non è male. Non mi dispiace. Per ora se teniamo questo, perché queste sono le armi. Non è male. Belle ste modifiche. Questo è Sam B. Dov'è Sam A? Amici Michael, chi cazzo è Michael? Questa è la mia domanda. Chi è Michael? Non mi ricordo neanche più. Chi merda è Michael? Chi è e dov'è? È lui Michael. Michael, you there? You're not in a rush, are you? Keep an old man company for a while. No. Dov'è Michael? Qui si esce. Qui c'era il tizio che mi faceva uscire così. Convinci Michael, e devo capire dov'è però. Where are you hiding, Mikey? Michael, dove ti nasci? Michael, dove sei? You tried his room? Go down here, take the stairs on the right. This place is fucking huge, huh? Michael. Must be in here. Zombie, adesso lui. Michael. Two. I hope you are happy, you devil. Oi. Oh, that girl. You fucked. And after everything he's done for her. No. No, that's it. It's time we had a talk, Emma Jaunt. Wait just a minute. Can you not just tell me where Michael is? Gone. Out there. Come è andato, scusami? Feck. Feck. What did you expect? He was a supporting lead. Then this, Joe and Sam and suddenly... Ma è metro, sì, he's written out. Focus. È quella degli incredibili. Where's he now? Get off me. Degli incredibili. Somewhere, I don't know. Together to notice him again. You mean he's addicted to being a doormat for Emma anytime that slapper throws a fit? Hey! You don't get to talk about her, okay? You know nothing about Emma. Okay, okay, Jesus. Fuck's sake, I've gotta find him. Mi sa che non credo che quel boom fosse Michael. Apparently we need him. That is, we do. We need everyone. No, lei no, lei può star qua a morire, non rompere più. I wonder if he would. He took his keys to his place in the hills. Then that's me off to the hills. God moves in some really fucking mysterious ways sometimes. Perdóname, Dios. Oh, he's breaking my melt. He really is. Okay, well, sooner I'm off, sooner I'm back. Ok. And I will pray. Grazie, che il Signore mi accompagni. Esatto. Io vado so da solo, charming. Grazie. Il Signore mi accompagni, no, grazie, vado da solo della serie, proprio. Papere ha salvato, direi che ci fermiamo qui, che sono un po' cotto. Papere, io in questa sera vi ringrazio per il follow e ci le sub, il divertimento, le risate. Noi ci vediamo domani alle 21 per una nuova live. Io vi auguro tanta buona anna, poi a te vi mando un abbraccio e un bacione. Noi ci vediamo domani. Notte, papere!